siamo venuti a Jesolo a farci un drink, così, perché ci va e perché la mannaggia qui deve correre, perché più corre più capisco cosa c'è da sistemare. Contrariamente a quanto inizialmente pensavo, le sospensioni fanno defecare al pene, come dicono i romani. Oltre un certo grado di piega mi rimbalza tutta sotto al culo, per cui qua dobbiamo intervenire in qualche modo. È anche vero che l'abbiamo stuprata troppo di ciclistica, perché davanti è più bassa di 5 cm, dietro è più alta di 3. Quindi ho paura che dobbiamo rialzarla un attimo davanti. Oltre a rimbalzarmi in curva sembra anche tipo che lo sterzo tenda a chiudersi, quindi per il momento la guido a cazzo duro, nel senso che la tengo io, però non è che è proprio il massimo. Va guidata con consapevolezza, soprattutto di piede destro e mano destra. Però quando sale su di giri che grida, che urla, è proprio una goduria sentirla. I giorni precedenti l'ho usata per andare in giro in montagna. L'ultimo giro ho fatto 350 km, sono sceso che ero distrutto, un uomo distrutto dalla vita e dalla guida di questa mannaggia che tra semimanubri e sella un po' rigida, diciamo, non ci puoi star troppo sopra. Dopo 60 km ho visto che inizia a farmi male tutto. Il motore è solido, adesso che l'ho detto si spacca qualcosa, sono sicuro, ma dà l'idea proprio di essere solido. Parte su quando entra in coppia, che si sentono sti 80 cavalli, sono 80 cavalli anche dopo 40 anni e ti fanno godere. Ecco, va guidata questa moto sapendo che hai dei rallentatori di velocità, non hai dei freni, per cui devi tenere ampissimi margini di sicurezza. Ho capito dove sta il sottocoppia, perché le prime volte che l'ho presa ero sempre fuori coppia, non riuscivo a fare i sorpassi perché non sono abituato a guidare il 4 cilindri. Bisogna un attimo prenderci mano, farci l'abitudine, ma va bene così. Nonostante tutta la mannaggia ci dà soddisfazioni, nonostante la fatica fisica, vedete i semimanubri sono messi un po' larghi, perché ovviamente questa moto non nasce sportiva, per cui ha un angolo di sterzata ampio e se chiudiamo i semimanubri va a sbattere contro il serbatoio. Sono un pochino troppo larghi, iniziano a farti male un po' le mani un po' presto. Poi ogni moto ha le sue, l'importante è imparare a conoscerla, sapere quali sono i pregi, i difetti, i limiti, i vantaggi, gli svantaggi e via, ci si diverte uguale. Tipo l'altra cosa è che non mi fido molto a piegare con questa moto perché ha dei paratelaio che toccano subito, probabilmente alzandola davanti toccheranno di meno perché guadagniamo qualche centimetro. È comunque una moto che dà soddisfazioni. Sentite che motorino che ha, sentite che bel sound, perché non è esagerato, però è corposo, cioè ti fa sentire che esiste, che è lì con te. No, no, vai tranquillo, stai tranquillo, amico mio, stai tranquillo. Quindi le altre cose che vorrei riverniciarla, farla esattamente com'è adesso, perché ha una colorazione che ci piace. Perché è retro, ma non troppo. Ti dà quella specie di sensazione che non sai di che anno è questa moto, non sai di che epoca è, di che era è. Ed è bello, mi piace l'idea di avere una moto che non si sa, che è fuori dal tempo, che la guardi e non capisci, incuriosisce, no? La facciamo bianca perché è tutta un po' ingiallita, e soprattutto i fianchetti e il serbatoio si vede che sono giustamente, ovviamente, hanno 40 anni, usurati. Vi faccio vedere un attimo com'è più da vicino e così vi racconto anche quali sono le modifiche che abbiamo fatto. Ed eccoci qua, vi mostro la mannaggia in tutto il suo splendore. Questa è un po' la prospettiva migliore. Allora, quali sono le modifiche che abbiamo fatto? Principalmente, sicuramente avete riconosciuto il telaio, è stato raccordato, è stato inserito un fanale a LED direttamente sul telaio. Anche qui abbiamo le frecce direttamente vicino alla targa,
con tutti i cavi che passano interni. Guardate che bello che è stato fatto, è stato raccordato così sulla parte del forcellone che tiene il freno. In realtà poi non sono tante le modifiche che abbiamo fatto, e la sella che fa praticamente metà moto, perché l'importante sulle caffè racer, in generale sulle custom, è raccordare bene le linee del serbatoio, del telaio, delle plastiche eventualmente che si vogliono mantenere. Io ho fatto la scelta di tenerle queste plastiche qua, su suggerimento anche di Ettore, del preparatore, perché effettivamente hanno un loro perché, mantengono comunque una linea sportiva. A me piaceva l'idea di avere non una caffè racer con la sella piatta come tanti fanno, che in realtà a mio gusto tanti la sbagliano, perché l'importante è averla piatta. Questa moto non si presta molto, questo serbatoio non si presta molto a fare una caffè, tant'è che molti ti tirano una linea con la vernice, no? Perché le caffè, l'importante è che abbiano una linea dritta, no? Tra serbatoio, sella, telaio, eccetera, un pochino come le Guzzi, no? Quelle di un tempo. Il CB750F o gli cambi il serbatoio, se no era interessante fare un'altra interpretazione, che io spero in qualche modo che ci siamo riusciti, che era più un'interpretazione sport caffè, tra virgolette, cioè costruire una moto che fosse appunto fuori dal tempo, una sportiva che richiama il caffè, ma che non si sa bene che cos'è. L'importante è seguendo però quelle che sono le linee della moto, del serbatoio, dei fianchetti, eccetera. E quindi la sella è stata fatta, vedete, in modo che seguisse le linee di qui del fianchetto. Qui adesso il fianchetto, come vedete, è un pochino separato dalla sella. Ho visto che anche in configurazione originale è comunque separato dalla sella. Capiremo cosa fare. E no, lo sto facendo adesso il video. Lo volete voi? Dove andate di bello? Qui a Jesolo. Buona remata. Qui capirò se vale la pena sistemarla questa cosa oppure no. I due fianchetti sono asimmetrici, quindi il problema è solo di qua, dall'altra parte non c'è. Che altro? I semimanubri, come pure l'avantreno, che è stato abbassato. Qui dobbiamo lavorarci, perché abbiamo abbassato troppo, è un problema, in curva non va bene, in curva ondeggia tutta, quindi sicuramente è colpa delle sospensioni che hanno 40 anni dietro, ma è anche colpa che l'abbiamo stuprata troppo a livello di ciclistica. Per cui dobbiamo un attimo capire, probabilmente la rialziamo di 2-3 cm davanti e cerchiamo di capire e di trovare la misura per cui riusciamo ad avere una moto anche guidabile. Niente, gli specchietti sono i suoi. Ho deciso di mettere gli specchietti tondi, che sono molto anni 80. Sapete che le moto prima degli anni 80 non avevano gli specchietti, li hanno introdotti dopo perché li hanno resi obbligatori dopo, e i primi specchietti erano tondi, e per cui ci stanno, guardate. Secondo me ha il suo perché. Ultima cosa, il motore, ovviamente non abbiamo fatto ritocchi, è stato solo carburato bene, infatti devo dire va bene. Ho iniziato a lucidarlo, vedete, perché il motore di fatto è un po' difficile, si vede che è vecchio, è un po' difficile farlo venire benissimo, bisognerebbe smontarlo e poi sabbiare, fare tutto quel lavoro che però non ho nel tempo la voglia di fare adesso, chissà in futuro, ma per ora rimane così. Ecco, però già lucidandoli i carter è venuto un pochino meglio. Ho intenzione di fare la testa rossa quando sarà il momento. Che ne dite? È una tamarrata oppure no? Secondo me è una tamarrata, però è anche vero che su una special ci sta la tamarrata. No, se no, per cosa la fai la special? Se la devi fare tutta in gingheri. No. That's it, gli scarichi sono dei Marvin, quindi non sono quelli originali, però sono identici nella forma agli originali, hanno un bel sound che non mi dispiace, perché non fa casino, ma è un bel sound corposo, si sente quando apre, quando va su di giri che urla, si sente una bella voce profonda, al suo perché. Ecco, credo di avervi detto tutto, che non frena lo sapete già e basta, me la sto godendo. Chiudo questo video con un bel tramonto e la mannaggia in primo piano.